se no ero più vecchio, cazzo. Eccoci in diretta presso il centro sportivo Andropos Villa Conti. Il pre-gara di una partita storica, un derby, il primo in assoluto, Boca 7 Colli contro Boca 7 Re di Roma, una data che rimarrà impressa nella nostra memoria e forse il più grande risultato ottenuto fino adesso, in compagnia di Luca Perini e Gianni Ciocchini. Gianni, che per un infortunio non potrà partecipare. Allora Luca, la grande emozione di ritrovarci a giocare tra di noi. È vero, ritrovare vecchi amici. Esattamente. Un derby inaspettato. Molto il derby sentito, dell'amicizia, molto sentito. Calci in faccia, certo, saranno tanti. No, dai, sarà scherzo. Più che parte un divertimento. Sarà, sì. Il pre-gara già si presenta bene con un bello spuntino. Poi andiamo sempre di guadagnare i tre punti, non sarà. Specialmente il Boca 7 Colli. Indipendentemente poi dal risultato, no? Questo è già stata una grande vittoria, essere qui questa sera a giocare un contro l'altro, no? Esatto, esatto. Quindi noi facciamo in bocca al lupo ad entrambe le squadre. E poi ricordiamo la diretta Facebook della gara, le interviste, buffet di fine serata, la cena insieme. Questo è lo spirito Boca. Bravo, esatto. Bravissimo. Forza Boca. Sempre. Dale Boca allora. Dale Boca. In diretta dallo spogliatoio della Boca 7 di Roma, Antonio Trisbalto e poi il nuovo responsabile tecnico Patrick Di Rubito. Ci stiamo preparando a questo grande derby. Patrick, si punta a vincere, ma già essere qui l'un contro l'altro nel segno dell'amicizia è una grande vittoria. Sicuramente sarà una bella partita, noi faremo tutto per vincere questa sera. Con l'aiuto di Antonio Trisbalto che si sta sistemando e chissà che vorrà festeggiare insieme al fratello Pietro. Adesso andiamo anche nello spogliatoio degli avversari e ci risentiamo tra poco per la partita. Pensava di scamparsela Ciro Cavallaro, il capitano, invece eri qui in diretta Facebook. Come già detto in precedenza, l'essere qui l'un contro l'altro nel segno dell'amicizia è già una grande vittoria per la Boca. Assolutamente, questa è una grande vittoria per tutto lo staff tecnico, noi ragazzi, tutti i giovani che ci hanno seguito e che hanno creduto in questo progetto. Senti, ovviamente si punta a vincere e poi tutti insieme a cena. Ovviamente quando andremo lì in mezzo per un'ora saremo tutti propensi alla vittoria. Dopo tutti a cena, a mangiare tutti insieme come una grande famiglia, come lo siamo stati sempre. E allora dalle Boca. Dalle Boca. Allora, in compagnia della New Entry, gruppo arbitri marca Roberto Del Rosso, grande esperienza, un battesimo di fuoco, il derby, lo storico derby della Boca, ma soprattutto tanto divertimento e la voglia di essere insieme per praticare sport. Come ti aspetti questa partita e niente, ecco, come vedrai il derby? Spero nel divertimento più puro possibile e faremo tutti del nostro meglio. Senti, poi per te è l'esordio, no? Non come arbitro ovviamente, che hai grande esperienza, però in questo campionato è la prima e sicuramente, ecco, c'è la conoscenza con Ioris che ha favorito questo ingresso e noi ti ringraziamo per aver accettato, ecco. Quindi cosa ti aspetti da questo campionato fondamentalmente? Ma divertirsi, fare allenamento e promuovere lo sport, diciamo. Bravo, promuovere lo sport. Allora in bocca al lupo a Roberto Del Rosso e a sentirci tra poco per la partita. Da dietro la telecamera avanti il mio in bocca al lupo e saluto va ai ragazzi entrambe le squadre. Per noi è una giornata storica, una serata indimenticabile, due squadre della stessa società che si affrontano, che si allenano insieme, giocano insieme al calciotto, quindi essere qui a giocarsi tre punti è qualcosa di davvero memorabile e il merito va a tutti i ragazzi e a tutta la società che sta facendo grandi sacrifici per portare avanti un sogno che è il sogno Senaise, il sogno del Boca 7 Colli. Quindi a risentirci tra poco per la partita e dalle Boca. È la serata dell'orgoglio Senaise, è la serata del Boca Junior. Andiamo a chiamare uno per uno i nostri ragazzi pronti per il derby. Con il numero 10 il capitano Cavallaro Ciro. Con il numero 7 Gaetano Esposito. Con il numero 5 Luca Santacroce.
con il numero 24 Gianluca Somaripa, con il numero 17 Alex Bigoni, con il numero 23 Michele Traini, con il numero 88 Danilo Napoleoni, con il numero 2 Claudio Filippi, con il numero 90 Giorgio Rossi, con il numero 69 Francesco De Lucia, con il numero 79 Gaudenzi Paolo e con il numero 31 Domenico Arcucci. Mister Giuseppe Abatantuoni, questa è la Boca Sette Colli. Andiamo a leggere l'ingresso della Boca I Settere di Roma con il numero 16 il capitano Bianchetti Lorenzo, con il numero 21 giocatore responsabile tecnico Patrick Di Lupidio, con il numero 8 il giorno del suo compleanno 38 per lui Andrea Fantuzzi, con il numero 72 il portiere Luca Perini, con il numero 14 Pietro Trisbalto, con il numero 22 Antonio Trisbalto il fratello, con il numero 18 Matteo Trementozzi, con il numero 9 bomber Daniele Scriboni, con il numero 92 Mirko Campetelli, con il numero 27 Pasquale Nespoli, con il numero 47 Jonathan Cagliazza, con il numero 96 Nicola Morelli, mister abbiamo già detto Patrick Di Lupidio, l'arbitro, il direttore di gara è un nuovo ingresso per il gruppo arbitri Marche da Porto Sant'Elpidio, Roberto Del Rosso. E adesso tutti pronti per il momento più emozionante della serata. Siamo orgogliosi di essere senaise, orgogliosi di tifare Boca. Tra pochi istanti l'inno del Boca Junior. Pronti per questo derby Boca Sette Colli, Boca Settere di Roma, agli ordini del signor Roberto Del Rosso di Porto Sant'Elpidio, tutto pronto, foto di rito, l'inno del Boca, è una serata dall'orgoglio senaise, Roberto può partire, arriva il fischio di questa storica serata, presente anche la direttrice dell'Indiscreto Paola Verolini che ci segue con grande affetto e dunque è una serata storica, una serata dall'orgoglio senaise, la serata del Boca Junior, la serata della Boca Sette Colli. Boca Sette Colli in avanti con il cross dalla sinistra che viene bloccato dal portiere Danilo Napoleoni che adesso può andare al rinvio.
con le mani lungo Napoleoni, Ciro Cavallaro contrastato da Patrick Di Rupito, il pallone direttamente tra le braccia di Luca Perini che attende il piazzamento dei compagni, appoggia il pallone sulla destra per il tecnico Patrick Di Rupito, l'anticipo di Santa Croce su Mirko Campedelli, ancora Di Rupito, il lancio lungo a favore di Antonio Di Sbalto che anticipa di testa il numero 31 Arcucci, il pallone però termina tra i piedi di Danilo Napoleoni, il rischio di Arcucci che però si libera di Di Sbalto, pallone a centrocampo per Ciro Cavallaro, quindi Santa Croce che si allarga sulla destra, mette il pallone in mezzo, non c'è nessuna deviazione, dunque si ripartirà con la rimessa dal fondo. Salutiamo anche il director Fabrizio Caprini che è presente qui insieme a noi, il grande director. Pallone gestito dal capitano Lorenzo Bianchetti. Per chi non l'avesse capito, questa è una serata memorabile, storica. Una serata che lo sport civitanovese non ha mai vissuto, la stessa società con due squadre impegnate nel identico campionato di calcio a 7, TEC Championship C7, Trementozzi eventi di comunicazione, ma seguiamo l'attacco da parte di Alex Bigoni, il pallone è troppo lungo, andiamo ad inquadrare la postazione interviste e quindi il nostro partner Macron Store Civitanova e quindi il roll up. E poi gli amici Cabrons, Fabrizio Caprini e Paola Verolini che si nasconde. Ma noi andiamo a rintracciare con le nostre telecamere, pallone per Campedelli, il pallone termina di poco al lato, grande conclusione in diagonale. Boga 7 re che dunque si rende pericolosissima. Ricordiamo questa sera anche l'esordio di Jonathan Cagliazza con la maglia dei 7 re, quest'oggi ha effettuato la visita medica proprio per non mancare al derby, esordio anche con il gruppo arbitri Marche per Roberto Del Rosso. Intanto Antonio Di Sbalto va a chiudere su Luca Santa Croce, inquadra le nostre telecamere, va a ricevere il pallone, lo lascia per Alex Bigoni, uno dei tanti giovani della Boca e non a caso Boca Juniors, Juniors perché giovani nello spirito, nell'anima, giovani nella voglia di dimostrare che un altro sport è possibile e dove nonostante i tre punti la vittoria si ottiene comunque già nel fatto di essere presenti in quasi 40 tesserati. Intanto c'è un fallo, calcio di punizione, rimane a terra il numero 23 Michele Traini, 4 reti in stagione per lui. Salutiamo Paola Verolini che abbiamo finalmente inquadrato di sorpresa, provava a sfuggire alle nostre telecamere, ovvio che tutto ciò non è ammesso e possibile, dunque saluta Paola Verolini, saluta tutto il pubblico presente in diretta Facebook. Quindi calcio di munizione, Ciro Cavallaro sul punto di battuta. Parte Cavallaro, il pallone deviato all'altezza della linea della porta da Pasquale Nespoli che adesso si va a complimentare anche con il portiere Luca Perini. Pallone gestito da Paolo Gaudenzi direttamente da Montegranaro. L'amico Paolo Cavallaro, pallone centrale per Santa Croce che allarga per Traini che però non riesce a raggiungere il pallone, quindi Campedelli, il pallone che termina direttamente sul fondo. E ricordiamo anche i nostri amici sponsor di Intafaola, Bar San Giuseppe, Coffee & Co, lievito di birra, Rice Pizza. E al termine di questo derby buffet offerto dalla Polisportiva Sport Communication e quindi cena insieme per festeggiare questa grande serata. Intanto Morelli cerca di sfondare in maniera centrale, viene contrastato da Michele Traini, il pallone tra le braccia di Danilo Napoleoni, quindi Arcucci, uno degli ultimi acquisti della Boca. Curiosità peraltro, ci sono due Domenico Arcucci nella Boca Sette Colli. Sono cugini entrambi, stesso nome e cognome. Pallone che intanto termina fuori. Quindi Luca Perini va a raccogliere la sfera. 0-0. Nespoli appoggia centralmente per il capitano Lorenzo Bianchetti che allarga per Morelli che però non riesce ad arrivare sul pallone. Quindi Danilo Napoleoni. Pallone largo per Arcucci, appoggia laterale per Bigoni, quindi Santa Croce che cerca di sfondare al centro, il tentativo
da parte di Alex Bigoni, il pallone alto in panchina Matteo Trementozzi e in campo Patrick Di Lupidio. Quindi Pasquale Nespoli per Trisbalto, pallone per Morelli, Bianchetti, pallone centrale per Trisbalto che viene anticipato, quindi Santa Croce. Attentato al telecronista, Santa Croce pagherà con una multa. Quindi pallone giocato da Paolo Gaudenzi per Cavallaro che stoppa al limite, cerca di girarsi, pallone sul destro, viene accerchiato da Di Lupidio, Bianchetti, quindi Nespoli che gli porta via il pallone, Trisbalto, il pallone che va a sbattere su Luca Santa Croce e termina fuori. Perini, Arcucci di testa, quindi Santa Croce, Traini, pallone per Paolo Gaudenzi che lascia scorrere, Napoleoni, Arcucci, Cavallaro cerca di girarsi, grande intervento di Di Lupidio che mette il pallone in fallo laterale. Salutiamo anche Ciro Trinetta che è in diretta del team Trinetta, che ieri ha vinto per 6-3 contro Mattumbe. E dunque salutiamo anche il nostro amico Antonio Costantino, peraltro giocatore della Boca, che aspettiamo presto. Pallone che intanto viene scaraventato in fallo laterale da Di Lupidio. Perini chiama la posizione difensiva, il fallo laterale, il colpo di testa, quindi allontana Nespoli. Arcucci stoppa e mette il pallone a terra, poi il destro a giro è alto. Dunque Boca 7-3 che può impostare il gioco con Bianchetti, l'intervento difensivo da parte di Bigoni, quindi Bianchetti, pallone che termina in fallo laterale. Arcucci, pallone per Bigoni che si libera, pallone troppo profondo, quindi Morelli, ancora centralmente Bianchetti, ha un po' di spazio, prova la conclusione, il pallone è lato, controlla e protegge la propria porta Nino Napoleoni. Data storica quest'oggi per il calcio amatoriale Civitanovese, ma attenzione perché Scriboni recupera palla, stava per innescare il contropiede, non riesce poi ad intervenire, fallo laterale comunque per i 7-3 con Trisbalto Antonio. Un saluto anche all'amico Michael Cipolletta delle Cocoritas, squadra gemellata in diretta ad assistere a questo match. Intanto il fallo laterale, pallone che viene raccolto da Pasquale Nespoli che dall'altezza dell'area piccola calcia, il pallone stesso termina alto, Napoleoni, Arcucci, quindi Santa Croce allarga sulla destra per Michele Traini, ha davanti a sé Morelli, lo supera, conquista comunque un fallo laterale, Traini, pallone in aria per Cavallaro che riesce a mettere il pallone in mezzo dove interviene però Antonio Trisbalto a rinviare, quindi Gaudenzi a chiudere la linea difensiva, Bigoni, Arcucci che si libera di Scriboni, quindi Traini chiama il pallone Cavallaro che viene seguito, ma c'è l'ottimo intervento di testa da parte di Patrick Di Lupidio. Gara finora tranquilla, in pieno spirito Senaice, intervento intanto per un fallo di mano, ha fischiato il direttore di gara Roberto Del Rosso. Ricordiamo che questa sera la TEC Championship C7 peraltro sta vedendo giocare a fermo gli incompresi contro gli amatori over 40, quindi due gare in contemporanea a fermo a Santa Caterina. C'è l'altro direttore di gara Ioris Verrucci, pallone allargato sulla sinistra per Arcucci, Bigoni per Cavallaro che riserve il pallone a Bigoni, ma c'è l'ottimo intervento difensivo da parte di Lupidio, quindi Nespoli può attendere il piazzamento dei compagni, viene rincorso da Bigoni, Nespoli con il sinistro, Scriboni, pallone largo per Trisbalto, troppo
fallo laterale comunque in favore di Sette Re, Trisbalto, pallone centrale per Bianchetti, quindi Di Lupidio che cicca un po' il pallone, può ripartire Cavallaro, rincorso da Trisbalto, Cavallaro va a recuperare il pallone e poi la conclusione di Santa Croce respinta da Luca Perini, Michele Traini e il palo interno a salvare la Boca 7-3. Pallone in area, va a rinviare lo stesso Antonio Trisbalto. Un saluto anche al nostro difensore Matteo Pantanetti che sta guardando il video in diretta. Ricordiamo che abbiamo già effettuato interviste pre-gara e poi come i migliori di Premium e di Sky anche intervista tra primo e secondo tempo e intervista dopo il match. Intanto il tentativo leggero da parte di Ciro Cavallaro, il pallone fuori, rincorre la sfera con grande tranquillità Luca Perini. Un saluto anche all'amico Andrea Bianchi che sta guardando il video in diretta. L'amico Andrea punta dei campionati dilettantistici marchigiani. Cavallaro intanto sulla tre quarti viene rincorso da Pietro, da Antonio Trisbalto, prova Michele Traini, il pallone alto, 0-0, gara equilibrata, un'occasione importante per parte Campetelli e poi il palo da parte di Traini, pallone profondo per Cavallaro, colpo di tacco per la corrente Alex Bigoni con il destro a giro, pallone che però termina in fallo laterale. Laterale assegnato fuori dei sette re, si incarica Pietro Trisbalto, controllo non perfetto, comunque recuperato da parte di Nespoli, quindi l'intervento di Gaetano Esposito, Antonio Trisbalto con il sinistro, pallone leggero, Napoleoni va a toccare la sfera che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i sette re. Si incarica ancora Pietro Trisbalto, la direzione di Danilo Napoleoni, allontana il pericolo Alex Bigoni, Di Lupidio va a rincorrere la sfera con Gaetano Esposito che tocca la sfera stessa, Perini con qualche difficoltà, quindi Bigoni resta in attacco la Boca Sette Colli, pallone al limite per Cavallaro che viene stoppato da Pietro Trisbalto, un grande intervento, Nespoli può tagliare il campo, va con il destro! Pasquale Nespoli alla prima rete in campionato, c'era andato vicino mercoledì scorso contro Moretti Country House e viene salutato con grande affetto dai compagni Pasquale Nespoli che ha trovato il jolly 1-0 per la Boca 7-3 di Roma. Dunque Pasquale Nespoli è il primo marcatore storico del primo storico derby delle due squadre della Boca. Ciro Cavallaro prova direttamente la conclusione, il pallone termina alto, dunque 1-0 per la Boca 7-3, a segno Pasquale Nespoli. Un nuovo attentato al telecronista, anche Patrick Di Lupidio pagherà con una multa salata e dunque società che ha incassato già due multe questa sera. Pallone per Alex Bigoni, Esposito, Cavallaro viene stoppato da Jonathan Cagliazza, poi pallonata in pieno volto, si rialza subito Ciro Cavallaro. E arriva anche il commento dell'ex mister Demis Agus che scrive: era ora che tirava, bravo, visto che mercoledì scorso aveva ripreso più volte Nespoli proprio perché arrivato al limite non tirava mai, adesso ha tirato e ha trovato il jolly 1-0. Dunque 7 re in vantaggio, intanto intercetta il pallone Pietro Trisbalto ai danni di Michele Traini, ancora Nespoli che riprova, questa volta viene stoppato il tentativo da Domenico Arcucci, uno dei due Domenico Arcucci, quello in maglia numero 31, fallo laterale, chiama il direttore di gara Roberto Del Rosso, gruppo arbitri Marche, Marche Tornei, siamo qui alla TEC Championship C7. Un campionato nato in un mese e mezzo, 11 squadre, interviste, giornali, radio, tutto ciò che volete trovare, tutto ciò che di amatoriale ha ben poco, ma che sa sposare il professionismo con l'umanità
l'organizzazione e soprattutto la disponibilità. Patrick De Lupidio, pallone per Cagliazza all'esordio, intanto il pallone stesso è recuperato da Pietro Trisbalto che va a conquistare un fallo laterale. Dunque pallone adesso giocato da Ciro Cavallaro sulla destra, cambio gioco per Bigoni che elude l'intervento da parte di Antonio Trisbalto, il tentativo bloccato centralmente da Luca Perini. Pallone recuperato da Mimmo Arcucci, quindi Bigoni, Pietro Trisbalto, pallone per Cagliazza che non riesce ad intervenire. E Demis scrive: appena lo vedo gli meno, qualcosa gli ho insegnato. Simpatico Demis, che come detto in settimana comunque abbiamo più volte giustamente ringraziato per il lavoro svolto presso la Boca 7 Re di Roma. Chissà che un giorno non ci si possa rincontrare le nostre strade. Intanto Cagliazza, intanto chiama la grinta Daniele Scriboni, fallo laterale Traini per Esposito, cerca di liberarsi e entra in area, va sul fondo, il pallone che termina fuori. Ringraziamo ancora il forte numero di spettatori presenti, è entrato in campo anche mio fratello Matteo, esordio nel derby anche per lui con la maglia numero 18. Intanto Cagliazza si libera di due uomini, va con il sinistro e il grande intervento di Danilo Napoleoni. Ricordiamo proprio quest'oggi Jonathan Cagliazza ha effettuato la visita medica presso il centro sportivo Paidos, nostro partner. Calcio d'angolo, Trisbalto Pietro, pallone in aria, anticipato da Bigoni, Matteo Trementozzi. Quindi pallone in aria, qui qualcuno mi dice che possa segnare mio fratello, io in tal caso interromperò immediatamente la trasmissione e cederò tutti i diritti televisivi al primo acquirente e mi rifiuterò di proseguire oltre in questa cosa. Mio fratello si leva il cappello, Mirko Campedelli stoppa il pallone interrotto dall'intervento di Ciro Cavallaro. Saluto anche il capitano Danilo Marziali, ex Real Marche, quest'oggi al Moro Valle. Colpo di testa di Matteo Trementozzi che ricordiamo in estate segnò di testa in amichevole contro il Barla Chimera in quel di Sforza Costa, il Green Planet. Ancora calcio d'angolo, 7-3 che dunque rimane in attacco. Punteggio sull'1-0. Ancora Pietro Trisbalto dovrebbe essere pronto alla battuta, abbiamo Bianchetti davanti, sì, è proprio Pietro che va con il destro, il tentativo che viene respinto sulla linea da Alex Bigoni e Giorgia Sperimenti, fidanzata di Daniele Scriboni, scrive dai Matteo in calcio d'angolo, il destro e poi il gran tiro a giro al volo di Nicola Morelli. Grande appassionato di sport, Nicola Morelli domani sarà presente all'amichevole di calcio a 5 contro la formazione di Marco Cognigni. Boca che dunque schiererà anche una formazione nel prossimo campionato Futsal Tech Marche, dove c'è lo sport e noi ci siamo, soprattutto lo sport pulito, lo sport per tutti, lo sport economico, lo sport professionale, calcio d'angolo. Traini in aria, il colpo di tacco di Ciro Cavallaro, poi allontana Pietro Trisbalto. Il pallone termina direttamente al porto di Civitanova Marche. Dovremo ricomprare un pallone all'uso. Provvederemo quanto prima. Abbiamo incassato due multe, quindi abbiamo i soldi per ricomprare il pallone all'uso. Traini allontana il pallone di Trisbalto, quindi Campedelli, Morelli decide che è l'ora di fare tutto da solo, Nicola Morelli se ne va, Campedelli anticipato da Danilo Napoleoni, ancora un tentativo di uccisione e anche Napoleoni contribuirà alle casse della società con una multa, terza multa dunque, possiamo comprare addirittura due palloni per Lucio e li firmeremo, ognuno apporrà la propria firma autografa sul pallone.
Matteo Trementozzi, calcio d'angolo, pallone in area per Campedelli, arriva Pietro Trisbalto, la deviazione di Michele Traini colpito in pieno volto, dunque fallo laterale. Salutiamo ancora il direttore Fabrizio Caprini, presente qui, un amico abituato sicuramente ad altri palcoscenici, quello a cui è abituato invece è la mia ormai nota pazzia. Tanto Boga Sette Colli in attacco con Traini e arriva il pareggio di Michele Traini, quinta rete in campionato, il numero 23, salutato adesso Gianluca Somaripa, grandissimo gol con il sinistro sotto l'incrocio, 1-1, dunque pareggio della Boga Sette Colli con Michele Traini, ex Real Cittanò. Traini che ricordiamo appena 18enne portai in terza categoria insieme ad Alex Bigoni, dato c'è il tentativo di Pietro Trisbalto che termina fuori e arriva il time out da parte di Roberto Del Rosso. Noi vi salutiamo per un minuto, il tempo del time out, e diamo linea alla regia. Dai, fammi vedere un gol. Stai ancora in diretta, mamma? Sì, sì. Mi riposo. L'urlo della bombonera. Dale! Torniamo in diretta dopo l'urlo della bombonera, lo stadio di Buenos Aires che accompagna le gesta dei ragazzi in maglia azzurri oro, e vi prometto una cosa, che al prossimo gol farò una telecronaca in perfetto stile sudamericano, ve lo prometto, quindi le promesse vanno mantenute. Adesso speriamo che ci sia un gol. Somaripa intanto è entrato in campo, Morelli ruba palla solo per un attimo, fallo laterale. Salutiamo anche Lorenzo Mobili che è in diretta, portiere ex Real Cittanò, ex Vigor Montecosaro. Ciao Lorenzo. Pallone intanto per Ciro Cavallaro. Quindi Somaripa, il pallone termina direttamente dentro il bar di Lucio Perini di Lupidio. Pallone centrale per Lorenzo Bianchetti, Campedelli allarga per Trisbalto, quindi ancora Campedelli che prova a liberarsi di Traini. Arriva il calcio di punizione assegnato da Roberto Del Rosso. 1-1, gara equilibrata, molto combattuta, ovviamente molto corretta. Ricordiamo che le squadre si sono allenate insieme ieri sera proprio qui al centro sportivo Antropos Villa Conti, per quest'oggi ribattezzato TEC Stadium, grazie anche all'apporto dei nostri partner, dei nostri sponsor. Ricordiamo anche il media partner l'indiscreto.it di Paola Verolini. Calcio di punizione, parte Lorenzo Bianchetti, il pallone che termina alto di poco. Napoleoni per Somaripa, pallone centrale per Paolo Gaudenzi, che la Boca ha fortemente voluto nella propria formazione, nel proprio roster. Bianchetti, indimenticabili le imitazioni di Paolo Gaudenzi. Dopo a fine gara vi promettiamo che Paolo Gaudenzi ci regalerà un'imitazione delle sue. Non possiamo promettervi che lo farà in argentino, ma sicuramente lo farà. Intanto Esposito, pallone intercettato da Antonio Trisbalto. Poco fa il time out, c'è anche il tocco da parte di Ciro Cavallaro che ammette fallo laterale.
Nicola Morelli si libera di Gianluca Somaripa, affronta Paolo Gaudenzi, mette il pallone in mezzo, fallo laterale questa volta per la Boca Sette Colli. Somaripa con le mani, Esposito con il petto, anticipa Antonio Trisbalto, calcio di punizione. Dunque dalla tre quarti calcio di punizione ha fischiato Roberto Del Rosso. Si appresta a battere come sempre Ciro Cavallaro, ricordiamo al termine della gara buffet e poi a cena tutti insieme. Questo è lo spirito Boca, questo è lo spirito Senaise, questo è lo spirito della Boca Sette Colli. Salutiamo anche Matteo Badino che si è appena collegato in diretta, ciao Matteo. Abbiamo fatto il fantacalcio insieme, parte Ciro Cavallaro, grande respinta da parte di Perini, poi arriva al volo Gianluca Somaripa, pallone fuori di Lupidio, pallone profondo per Scriboni, quindi Bianchetti, ancora Scriboni con il destro, pallone in mezzo, interviene Luca Santacroce, pallone in angolo, va Antonio Trisbalto, richiama all'ordine Peppe Badantuoni. Antonio Trisbalto, pallone in mezzo, prova la mezza rovesciata a Scriboni, non prende il pallone. Fallo laterale Somaripa per Paolo Gaudenzi, pallone alto per Nespoli, quindi Morelli, Perini, Cavallaro intercetta il rinvio di Perini che poi va a respingere la conclusione dello stesso capitano della Boca Sette Colli, calcio d'angolo. Chiama i giocatori in area Gaetano Esposito, numero 7. Calcio d'angolo, Cavallaro dalla destra, pallone raso terra, interviene Gaudenzi che poi si vede respingere il pallone sulla linea e poi ancora sulla linea Antonio Trisbalto, grande intervento di Luca Perini, ma Paolo Gaudenzi ha avuto una grandissima chance. Pallone intanto per Scriboni, anticipato Antonio Trisbalto con il sinistro, vola Danilo Napoleoni, quindi Morelli ancora in aria, esce però dalla linea perimetrale del campo, quindi Morelli si libera di Paolo Gaudenzi che rientra, ancora Morelli sul fondo, Scriboni con la scivolata, quindi il tentativo volante, interviene Danilo Napoleoni con i piedi, quindi con le mani, pallone che viene appoggiato per Claudio Filippi, per tutti Florenzi, per la sua innata capacità di ricoprire tutti i ruoli. Intanto c'è la lotta tra Gaetano Esposito e Patrick Di Lupidio, fallo laterale che viene affidato al capitano Lorenzo Bianchetti, quindi Nespoli, Campedelli con il sinistro, gran tiro, pallone alto di poco, Campedelli che già mercoledì scorso aveva trovato un grande gol con il sinistro sotto l'incrocio dei pali nella porta opposta contro Moretti Cantrihaus, torna in campo Jonathan Cagliazza che va a pressare Luca Santacroce, quindi Filippi, pallone per Esposito che ha un po' di spazio, si gira e con il destro va in conclusione, Luca Perini blocca, pallone largo per Nespoli che viene pressato da Claudio Filippi, Nespoli dietro per Di Lupidio che sbaglia il rinvio, Cavallaro con il destro, il pallone deviato in calcio d'angolo, se non andiamo errati da Lorenzo Bianchetti e così dal capitano, dunque ancora calcio d'angolo, si appresta Paolo Gaudenzi. Gaudenzi dal bandierina destra, pallone troppo alto per Esposito, lascia scorrere Trisbalto, va a raccogliere il pallone Pasquale Nespoli, ex Saetta Real Cittanò, giocatore anche di calcio a 5 universale. Campedelli va a conquistare un calcio di punizione. Dunque calcio di punizione, si appresta a battere la stessa probabilmente Patrick Di Lupidio. Un saluto al pubblico da parte del tronista Pietro Trisbalto. Distanza fischia lei, signor arbitro. Chiede la distanza Patrick Di Lupidio. Parte con il destro, pallone alto, il colpo di testa da parte di Cagliazza e quindi pallone fuori. Rimane a terra intanto, se non andiamo errati, Pasquale Nespoli. Pasquale Nespoli resta a terra, c'è stato uno scontro ovviamente fortuito.
quindi adesso prova a rialzarsi, vediamo se ha bisogno delle cure del medico sociale della società, che però non è costretta ad entrare. Calcio d'angolo, esce intanto Nespoli, lascia il posto a Nicola Morelli. Bianchetti dal calcio d'angolo, pallone basso, ancora angolo, Bianchetti, pallone questa volta più alto, non riesce a raggiungerlo Morelli. Divisa completamente rossa per Roberto Del Rosso, non poteva essere altrimenti. Esposito, accerchiato da tre giocatori, viene fermato da Morelli che poi se ne va via sulla destra. Morelli affonda, mette il pallone in mezzo, il tentativo, il rinvio di Luca Santacroce, ancora un tentativo e anche Luca Santacroce pagherà una multa quest'oggi, quarta multa incassata dalla società. Grazie ragazzi, quando succedono queste cose noi vi vogliamo bene, possiamo regalare ben tre palloni all'uso. Calcio di punizione affidato a Luca Santacroce. Salutiamo anche Ruggero Montuori di Montegranaro, detto anche Ruggio Cesar. Non c'è il tempo, arriva il fischio di fine primo tempo, 1-1 dunque in questo derby, si va al riposo e noi ci risentiamo dopo la l'avevamo promesso, come Premium, come Sky TEC presente qui al derby, intervista tra primo e secondo tempo 1-1 con Paolo Cadenzi e Matteo Trementozzi. Paolo, per te è la seconda partita e oggi sei andato quasi vicino al gol. Sì, peccato aver sfiorato la rete, però è importante il risultato di squadra. E a proposito di squadra, ne approfitto per ringraziare l'Atletico Civetta che mi ha prestato ben volentieri alla causa della Tech Championship e già dal torneo di Capodanno. Questo è un derby abbastanza corretto, c'è un ritmo elevato, è veramente una partita divertente, ho un grande piacere di giocarla, speriamo di dare una grossa soddisfazione ai miei amici e al presidente Trementozzi. Lasciamo Paolo Cadenzi agli ultimi minuti, Matteo Trementozzi, che grande gioia per tutti noi festeggiare insieme una partita ufficiale tra le due formazioni giallo-blu. Eh sì, un derby giocato alla grande, una partita emozionante fino all'ultimo secondo, i ragazzi si stanno impegnando sia nella Boca Sette Colli che nella Sette Re, e quindi siamo pronti a far vedere ancora un secondo tempo probabilmente ancora più bello ed emozionante. Grazie, ti lasciamo alla partita e noi grazie, torniamo tra poco in diretta per il secondo tempo di Boca Sette Colli, Boca Sette Re di Roma. Restiamo anzi in diretta perché è tutto o quasi pronto, dunque batterà la Boca Sette Re 1-1. Ricordiamo i gol da parte della Boca Sette Re con Nespoli, Boca Sette Colli con Michele Traini, Nespoli alla prima realizzazione stagionale, Traini alla quinta, maglia blu contro maglia gialla, si può ripartire secondo tempo. Cagliazza però direttamente la conclusione stoppata, Bianchetti fallo laterale. Osserva il match in diretta anche Salvatore Esposito, fratello di Gaetano, bomber della Boca Sette Colli. Ciro Cavallaro intanto sulla tre quarti cerca di liberarsi di Trisbalto che però non lo molla, ancora Cavallaro con il destro, viene stoppato, Mirko Campedelli va via, viene stoppato da Luca Somaripa. Dunque fallo laterale. Oh, tiriamo, dobbiamo tirare. Cagliazza prova con il sinistro. Dunque inizio del secondo tempo in perfetto equilibrio. E poi arriva il gol di Ciro Cavallaro per il 2-1. Dunque Boca Sette Colli in vantaggio con Ciro Cavallaro. 2-1. Cavallaro dunque lascia il segno, il capitano. 2-1 Boca Sette Colli in rete, Ciro Cavallaro.
3-1 Boca 7 Colli. Avanti, diamola sta palla, già sta pegata. È una sfida vincente. Cambia Pasqua, Pasqua, dai. Rimessa laterale per la Boca 7 Colli. Cavallaro in area. Viene accerchiato, riesce comunque a conquistare un calcio d'angolo. Calcio d'angolo, pallone che raggiunge Gaetano Esposito che si libera del difensore, poi il tentativo di Ciro Cavallaro, resta a terra Bianchetti, colpito in maniera involontaria. Dunque resta in attacco la Boca 7 Colli. Calcio d'angolo. Anzi, rimessa laterale, colpo di testa da parte di Cavallaro, pallone sul fondo. Esiste dunque il punteggio di 2-1 per la Boca 7 Colli, il gol del capitano Ciro Cavallaro, proprio inizio ripresa. Nespoli intanto, Bianchetti, Somaripa che però rischia, poi riesce ad uscire bene dall'impasto difensivo. Cavallaro, interviene Di Lupidio, quindi Nespoli. Ancora Somaripa con grande forza e determinazione. Somaripa prova con il sinistro, il contrasto di Nicola Morelli che va via sulla fascia destra a Claudio Filippi che però non molla. Morelli, interviene ancora Claudio Filippi in calcio d'angolo. Somaripa chiede un attimo che si possa fermare il gioco, dovrà fischiare Roberto Del Rosso. Fallo laterale Cagliazza. Quindi Morelli, pallone in area, rinvia tutto Paolo Gaudenzi. Ancora Morelli, Cagliazza, pallone in area per Nespoli che libera del portiere, non riesce a concludere però, resta sulla linea di fondo. Ancora fallo laterale per la Boca 7-3. Morelli, colpo di testa di Bianchetti, tutto solo che però spara alto, resta 2-1 il punteggio. Chiama a raccolta i suoi Jonathan Cagliazza. Napoleoni. E intanto arriva anche Matteo Garbuglia, grande assente. Anzi, se Garbuglia si avvicina alla postazione, noi lo intervistiamo con molto piacere. Ragazzo di poche parole ma buone, come detto oggi. Intanto Cagliazza con il destro in diagonale. Venga, venga, signor Garbuglia. Si appropinqui, si appropinqui. Rimessa laterale, pallone ancora per Bianchetti. Il pallone toccato da Ciro Cavallaro. 2-1 Boca 7 Colli, Nespoli. Quindi Cagliazza con il tacco in area. Bianchetti va a recuperare il pallone. Interviene però Danilo Napoleoni che blocca. Un saluto anche all'amico Paolo Bigoni che noi attendiamo alla Boca, perché ammettiamo che lo stiamo cercando da tempo. Paolo, vieni con noi a divertirti. Cagliazza, il colpo di testa di Trisbalto, calcio d'angolo perché il pallone sbatte su Luca Santacroce. Calcio d'angolo affidato a Pachi Nespoli, quindi Morelli sul secondo palo. C'è il tocco di Claudio Filippi. Morelli batte velocemente per Trisbalto Pietro, colpo di tacco per lo stesso Morelli, resta in attacco la Boca 7 Re, 2-1 per 7 Colli, rimessa laterale per Trisbalto Pietro che ha spazio, prova con il sinistro, il colpo di tacco di Daniele Scriboni. Un saluto anche ad Alessandro Chiaravalle, bomber di razza di Orient Plast. Orient Plast, grande stagione, ha raggiunto le vette della classifica con il bomber Chiaravalle. Intanto Traini si libera del diretto avversario, il pallone però termina tra le braccia di Luca Perini, quindi Trisbalto, Di Lupidio, pallone che termina al lato, rimessa laterale per Michele Traini.
colpo di testa di Di Lupidio, Trisbalto va a recuperare la sfera, interviene Ciro Cavallaro, vediamo di chi è la rimessa laterale. Rimessa laterale per la Boca Sette Colli. Pallone non perfetto, il colpo di testa comunque di Cavallaro ad allungare la sfera per Gaetano Esposito sulla sinistra, davanti a sé Morelli che interviene, ma ancora Esposito, quindi Scriboni va a contrastare Luca Santacroce da terra, Daniele Scriboni non riesce a servire Pietro Trisbalto, quindi Morelli su Michele Traini, forse c'è il fallo. Pallone centrale per Lorenzo Bianchetti. Nespoli non riesce ad uscire, interviene Michele Traini che poi però si porta il pallone fuori. Un saluto anche al mostro Andrea Moretti che si è appena collegato in diretta. Morelli per Scriboni, la sponda per Bianchetti, viene anticipato però da Bigoni, il lancio poi di Danilo Napoleoni, Bigoni, pallone su Pasquale Nespoli. Bigoni, Esposito viene fermato da Nespoli, calcio di punizione segnalato da Roberto Del Rosso. 5 d'amicizia tra Esposito e Nespoli, Di Lupidio sul punto di battuta. Un saluto all'amico Matteo Gentili, Macrostore Civitanova, Di Lupidio, pallone toccato da Napoleoni, poi non riesce a intervenire Scriboni, Cavallaro, interviene Morelli, quindi Pietro Trisbalto tra due avversari, ancora rientra Cavallaro e anche Cavallaro attenta al telecronista, multa anche per lui, quinta multa di serata. Grazie ragazzi per fare in modo che le casse della società diventino sempre più fluide. C'è intanto il fallo di Paolo Gaudenzi su Pasquale Nespoli, ovviamente non è un fallo volontario, fischierà Roberto Del Rosso sul punto di battuta Patrick Di Lupidio. Barriera a 6 metri da parte della Boca Sette Colli con Gaudenzi e Cavallaro, fischierà Roberto Del Rosso, partirà Patrick Di Lupidio con il destro Di Lupidio, pallone a giro, pallone alto di poco, si resta sul 2-1 per la Boca Sette Colli. Danilo Napoleoni alla rimessa con le mani, Esposito sbaglia la sponda, pallone che termina direttamente per Scriboni, quindi Trisbalto, Scriboni anticipato da Santacroce, Bianchetti al volo, pallone largo. Intanto Matteo Gentili mi scrive forza River e ovviamente anche se non è un tesserato pagherà anche lui una multa, perché questo è un affronto nella serata del Boca. È come andare a Roma Club con la maglia della Lazio. Ovviamente si scherza. Grande Matteo Gentili, Macron Store, Civitanova, sempre a fianco della Boca Sette Colli, della Polisportiva Sport Communication. Intanto pallone profondo. Luca Perini allarga sulla destra per Nicola Morelli. Interviene e mette il pallone in fallo laterale Michele Traini. Raccoglie la sfera Morelli, quindi pallone per il Trisbalto, ancora Morelli che viene accerchiato e si fa rubare palla da due avversari e poi il contrasto tra Morelli e Cavallaro. Quindi calcio di punizione per la Boca Sette Colli, ovviamente ci si dà il 5, non è stato un intervento cattivo, ovviamente brutto da vedere ma non cattivo, non volontario soprattutto. E Matteo Gentili scrive sarò tesserato e ovviamente noi lo accogliamo, però non come portiere, come punta, noi ve lo anticipiamo, dando pallone in aria per il Trisbalto. Fallo laterale. È loro. Bigoni per Esposito, intervento del capitano Lorenzo Bianchetti. Esposito ruba palla, poi va alla conclusione. Pallone
fuori. Dando si è accomodato in panchina dopo il colpo Ciro Cavallaro per recuperare. Trisbalto si fa rubare palla, poi il tentativo da parte di Paolo Gaudenzi. Arriva la richiesta di time out da parte di Patrick Di Lupidio. Noi per un minuto vi lasciamo e ci risentiamo tra poco. Il parziale tra Boca 7 Colli e Boca 7 Re di Roma. Paola De Loghini mi chiede il punteggio. 2-1 Boca 7 Colli. La firma di Ciro Cavallaro ha portato sul 2-1 la formazione in maglia gialla. E l'attenta Giorgia risponde. La Boca 7 Colli è passata in vantaggio. Ci stanno seguendo, grazie a tutti coloro che si sono collegati anche per un solo istante per questo derby in diretta Facebook. Boca 7 Colli, Boca 7 Re di Roma, storico derby. Intanto Nespoli viene circondato da Esposito e Santa Croce, allarga il pallone per Pietro Di Sbalto che però se lo trascina fuori. Bigoni in rimessa laterale, Perini alla fine va a recuperare la sfera, poi la conclusione di Esposito, Gaudenzi con il pallonetto e interviene Lorenzo Bianchetti sulla linea che manda il pallone in calcio d'angolo. Domenico Arcucci, il Domenico Arcucci assente questa sera, chiede chi ha segnato. Reti l'1-0 7 Re con Nespoli, quindi 1-1 di Traini, 2-1 di Cavallaro, calcio d'angolo, rinvia la Boca 7 Re, quindi Campetelli, quindi ricordiamo i marcatori: Nespoli, Traini, Cavallaro. Rimessa laterale, pallone che non riesce a raggiungere Jonathan Cagliazza, interviene Pietro Trisbalto, pallonetto per Antonio con il colpo di testa, Cagliazza va a proteggere la sfera, conquista un fallo laterale. Pietro Trisbalto si incarica della rimessa, pallone in aria, rinvia Bigoni, pallone per Nespoli che prova con il destro la deviazione prima di un difensore, quindi del portiere Danilo Napoleoni, calcio d'angolo, va Antonio Trisbalto, pallone in aria, colpo di tacco, arriva sotto porta Morelli che sbaglia un gol fatto a porta vuota a pochissimi centimetri dalla linea. Morelli ha sparato via il pallone, grandissima chance per la Boca 7 Re. Napoleoni al rinvio con le mani, Bigoni, pallone rimpallato da Morelli, pallone per Esposito in area, interviene in anticipo su Rossi Perini, quindi Campetelli in area per Cagliazza che lascia scorrere invece di calciare, non trova però poi lo spazio per andare alla conclusione. Bianchetti rischia, Rossi, ancora Bianchetti con grande tenacia e determinazione, quindi Antonio Trisbalto con il sinistro, la doppia deviazione, il contrasto tra Bigoni e Morelli, quindi pallone per Esposito che protegge, allarga per Paolo Gaudenzi, la conclusione rimpallata da Lorenzo Bianchetti che può impostare. Campetelli si libera di un avversario, il sinistro che va a sfiorare il palo. Arriva il calcio d'angolo, un saluto anche a Michele Grassetti,
peraltro nostro partner nel prossimo Man of the Match che partirà, e anche un saluto a Davide Sorio. Intanto sotto porta Campetelli non riesce a raggiungere il pallone, Nespoli, Davide Sorio, un saluto, titolare della macelleria dentro il Tigre in centro, lo salutiamo. Bigoni, Rossi protegge il pallone, si gira, Bianchetti interviene, appoggia per Perini che va al rinvio, quindi Campetelli, Antonio Trisbalto, si allunga però il pallone, termina in fallo laterale. Bigoni, un saluto a David che ha risposto con ciao ragazzi, un saluto a tutti noi. Cavallaro intanto con il destro, e un saluto anche Alessio Balducci che si è appena connesso in diretta. Bianchetti, pallone per Cagliazza, Cagliazza supera Alex Bigoni che però non lo molla, mette il pallone in mezzo, non c'è nessuno, però non ci arriva Mirko Campetelli, bravo comunque Jonathan Cagliazza, un saluto anche Andrea Mercanti, peraltro nostro giocatore nel calciotto, ciao Andrea. Nespoli, fallo su Ciro Cavallaro, fischio da parte di Roberto Del Rosso. Quindi calcio di punizione Traini, pallone in aria, Bianchetti, quindi Trisbalto allontana, Cagliazza va a rincorrere il pallone che viene però bloccato da Danilo Napoleoni. Cavallaro con il petto, Traini, ancora Cavallaro sulla sinistra, deve però allargarsi, mette il pallone a terra, ancora per Traini che ha spazio, il destro a giro, pallone fuori di poco. Un saluto anche a Andrea Bolognese e Federico Cattafoni, Bolognese protagonista nei nostri campionati della TEC Champions CC7, Cattafoni grande protagonista del calcio dilettantistico marchigiano. Bianchetti, pallone troppo profondo, Bigoni, Bianchetti, ringraziamo Paolo Verolini per i complimenti, complimenti al cronista presidente, non potevo certo esimermi questa sera dal fare una telecronaca, non potevo essere solo presidente. Questa sera sta vincendo lo Sport, Pietro Trisbalto, grande derby 2-1, molto equilibrato. Luca Santacroce che verrà multato per la seconda volta. Mi chiedono il risultato aggiornato, mister Agus, 2-1 Boca 7 Colli. Morelli, Nespoli in area, aggancia il pallone, interviene Michele Traini, resta in attacco 7-3. Fallo laterale, Trisbalto lascia scorrere il pallone, arriva Bianchetti, fallo laterale, viene assegnato la rimessa laterale alla Boca 7 Colli, 2-1 Boca 7 Colli, ricordiamo marcatori Nespoli, Traini, Cavallaro, Cavallaro inizio ripresa, calcio e punizione, Rossi si appoggia in maniera irregolare su Nicola Morelli, Morelli ha un po' di spazio davanti a sé, Rossi va via sulla sinistra, forse c'è una spinta, Morelli conquista comunque il fallo laterale. Morelli mette il pallone in mezzo, arriva con la testa Cagliazza che però viene anticipato dall'intervento di Danilo Napoleoni, il portiere. Fuori Morelli, dentro Antonio Trisbalto. Fallo laterale tra le mani di Lorenzo Bianchetti, Nespoli per Cagliazza che viene anticipato all'uscita alta da parte di Napoleoni, 2-1 risultato, Boca 7 Colli, ce lo chiede Domenico Arcucci, resta 2-1, resta un grande equilibrio, Bianchetti, pallone per Campetelli al limite, il sinistro deviato
forse salva il calcio d'angolo da Nino Napoleoni, è così, si resta però in zona d'attacco per la Boga 7 Re. Fallo laterale per Pasquale Nespoli, Cagliazza, Nespoli con il destro, pallone alto di poco, arriva però l'angolo, c'è il tocco di Danilo Napoleoni, trisbalto, Antonio lascia al fratello Pietro il calcio d'angolo, Pietro trisbalto, pallone in aria, troppo profondo però, direttamente in fallo laterale, time out, risentirci tra un minuto. Sette minuti più recupero al termine, sette e mezzo per la precisione, minimo due minuti di recupero dato che ci sono stati due time out, 2-1 il punteggio a fuori della Boga 7 Colli sulla Boga 7 Re, a segno, lo ricordiamo ancora una volta, Nespoli, quindi pareggio di Traini, a inizio ripresa il gol che per ora sta dicendo il match di Ciro Cavallaro, Nespoli intanto per Campetelli, quindi pallone recuperato dallo stesso Cavallaro, Antonio Trisbalto, pallone per Gaetano Esposito, trisbalto Antonio per Mirko Campetelli al limite con il sinistro, pallone rimballato da Luca Santacroce, ancora Campetelli con il colpo di testa, pallone direttamente tra le braccia di Danilo Napoleoni, quindi Esposito sulla tre quarti mette a terra il pallone, lo allarga per Alex Bigoni che punta Lorenzo Bianchetti, mette il pallone in mezzo, arriva Cavallaro, quindi Traini, anzi era Caudenzi per Traini, grande intervento di Pasquale Nespoli che poi lancia il pallone in profondità, non ci arriva però Daniele Scriboni. Napoleoni, pallone profondo al limite per Esposito, fermato prima da Bianchetti, quindi da Nespoli, che va a conquistare un calcio di punizione. Pasquale Nespoli con il destro. Pallone largo per Cagliazza, mette il pallone a terra nella zona mediana del campo. Pallone profondo, interviene di testa Santacroce, pallone che resta in zona d'attacco, interviene ancora Nespoli che poi va con il destro, Campetelli con il tacco, Napoleoni con una breve difficoltà, pallone rimpallato su Santacroce, quindi tra le braccia, quindi Esposito dopo l'intervento errato da parte di Bianchetti, Bigoni si trascina il pallone fuori, fallo laterale, se ne incarica Lorenzo Bianchetti, il capitano, per Scriboni di testa, la sponda troppo profonda, fallo laterale, un saluto anche a Geppo che si è appena connesso in diretta, Esposito è solo, può mettere a terra il pallone con il destro, mette il pallone in aria, interviene Bianchetti, quindi il contrasto, pallone in fallo laterale, Bigoni, pallone in aria, colpo di testa di Ciro Cavallaro e il tocco decisivo di Luca Perini in calcio d'angolo. Un saluto anche all'amico Leonardo Sant'Andrea che sta guardando il video in diretta, angolo dalla destra per Alex Bigoni, Bigoni pallone in area, Cavallaro, e arriva il terzo gol della Boga 7 Colli, Ciro Cavallaro il capitano, doppietta per lui, dunque 3-1 e interviene anche in campo Gianni Gioacchini, infortunato questa sera, possiamo concederlo, direttamente dalla ripresa del gioco, Scriboni per Campetelli, il sinistro blocca Napoleoni,
Napoleoni. Esposito la sponda per Cavallaro, l'intervento di Bianchetti. Quindi Traini mette a terra il pallone, cerca di liberarsi Nespoli che prova a recuperare la sfera. Cerca il dribbling, ruba il pallone Traini, quindi Nespoli messo a terra, calcio di punizione. Un saluto anche a Marco Pagnanini. Nespoli con il destro, Campetelli mette il pallone a terra, Gaudenzi che poi serve Traini. Bianchetti in profondità per Scriboni, troppo alto il pallone. Napoleoni, Trisbalto con il colpo di testa, quindi Esposito, fallo laterale, Bigoni, colpo di testa di Cavallaro, pallone sulla traversa, allontana Morelli, quindi Scriboni, interviene Santa Croce, calcio di punizione. Calcio di punizione all'altezza della panchina, se ne incarica Jonathan Cagliazza. Chiede la distanza Jonathan Cagliazza, 6 metri assegnati da Roberto Del Rosso. Cagliazza con il sinistro, pallone di poco alto. Buono il tentativo, la palla non si è abbassata, non di molto. Danilo Napoleoni. Trisbalto, Cavallaro va a recuperare il pallone al centrocampo, quindi la Veronica, il pallone che però indietreggia troppo per Cagliazza che prova con il sinistro, viene stoppato. Pallone direttamente sul fondo, bomber Ciruzzo Cavallaro, ci scrive Giuseppe Conte, che salutiamo, bomber Conte. Bigoni si libera di Trisbalto Antonio, poi con il sinistro, pallone largo. Perini, Morelli per Cagliazza che mette a terra il pallone di petto, si gira davanti a sé Gaudenzi, va via Cagliazza, si libera anche di Bigoni, Cagliazza con il sinistro, interviene Santa Croce. Buono il tentativo di Jonathan Cagliazza. Calcio d'angolo, Trisbalto, pallone che Ciro Cavallaro mette in rete nella sua porta, 3-2, Boca 7-3, autogol del capitano Ciro Cavallaro. Siamo per avvicinarci al recupero, 3-2, autogol di Ciro. Sul calcio d'angolo di Trisbalto, Ciro ha messo il pallone sotto l'incrocio, questa volta però nella porta sbagliata. Da adesso 2 minuti, tempo di recupero assegnato dal direttore di gara Roberto Del Rosso. Napoleoni per Bigoni che mette a terra il pallone in maniera ottima. Trisbalto con il sinistro però sbaglia il retropassaggio. Cavallaro, l'intervento di Lorenzo Bianchetti. Bigoni, calcio d'angolo, ancora lo schema simile al gol del 3-1. Questa volta il pallone termina alto. Siamo in pieno recupero, è stata una grande serata di sport, il primo derby storico tra le due formazioni che ha onorato questo sport, ha onorato la società, una partita davvero bella, vibrante, equilibrata. 3-2, comunque vada, ha vinto la Boca Sette Colli, ha vinto la Sport Communication, ha vinto il calcio civitanovese. Noi intanto ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, ringraziamo i nostri sponsor, ricordiamo Tinta Faura, Bar San Giuseppe, Coffee & Co, Rice Pizza, lievito di birra, tanto Esposito, allontana Bianchetti, pallone per Cagliazza, contrastato da Santa Croce, Cagliazza con le mani per Nespoli che prova a mettere il pallone a terra, interviene Cavallaro che poi va alla conclusione, pallone direttamente sul fondo, la rincorre con forza Luca Perini, deve accelerare i tempi. Resta a terra Antonio Trisbalto, si rialza subito, si può ripartire. Lorenzo Bianchetti, il capitano. Bianchetti
pallone in area, c'è il fallo ai danni di Michele Traini. Ovviamente la prende con calma Bocasette Colli nel caso Luca Santa Croce. Fischio da parte di Roberto Del Rosso. Santa Croce, Morelli interviene, pallone che resta nella disponibilità del laterale, quindi Campetelli con il sinistro per Nespoli, entra in area, pallone per Cagliazza che prova a stoppare, il pallone sfugge via, Cagliazza prova il numero, pallone che termina però in fallo laterale. Ha giocato comunque una buona gara Jonathan Cagliazza, pallone per Esposito che prova ad andare via. Gaetano Esposito mette il pallone in area, calcio d'angolo. Dunque siamo in pieno recupero, 3-2 per la Bocasette Colli. Calcio d'angolo per Alex Bigoni. Bigoni, pallone in aria e sul primo palo interviene Traini, pallone direttamente sul fondo, rimette Luca Perini. Ultimissimi istanti del derby, pallone per Cagliazza, mette il pallone a terra e poi conclude con il sinistro, pallone alto e in questo istante arriva il triplice fischio di Roberto Del Rosso e dunque ovviamente adesso si può scherzare. Ha vinto la Bocasette Colli, ha vinto la società, un derby storico, applausi, abbracci per tutti. Adesso attendiamo Roberto Del Rosso, l'intervista a fine gara. Roberto Del Rosso che si avvicina, lo attendiamo. Roberto si sta avvicinando, adesso lo intervisteremo un secondo solo. Roberto, veloce che freddo, adesso arriviamo. Roberto, allora, prima gara è andata e un po' più dietro, Roberto, attendendo, non ti prendiamo, eccoci qua. Prima gara è andata, tutto filato liscio, noi ti rinnoviamo il nostro benvenuto, il grazie per aver sposato la nostra causa. È stata una partita soprattutto molto molto corretta, complimenti a tutte e due le squadre. E per te è l'inizio di una nuova avventura, quindi grazie a Roberto Del Rosso che lasciamo andare a fare la doccia e ringraziamo nuovamente, poi ci sentiremo in settimana e dunque di nuovo benvenuto Roberto e grazie. Grazie a voi, buonanotte a tutti. E adesso attendiamo l'intervista. Eccoci qua, allora rimanete lì dove siete. Allora, Michele Traini deve innanzitutto levarsi la sciarpa dal viso perché si vuole nascondere, ma allora partiamo da Michele, quinta rete stagionale, arriva nel derby, è stata una gara molto combattuta, equilibrata, poteva vincere chiunque, è stato bello, ma soprattutto credo che oggi abbia vinto veramente lo sport, perché un derby tra due squadre della stessa società non si era mai visto ed è stato bellissimo. No, sicuramente ci siamo divertiti molto, e quello è l'importante, sempre in gruppo, anche se siamo due squadre comunque siamo sempre legati tra di noi, quindi c'è la competizione all'interno della partita, poi tutti insieme ci divertiamo, siamo contenti di essere un'unica squadra. Mirko Campetelli, quest'oggi è quasi riuscito nuovamente il gol come mercoledì scorso, come diceva Michele è stato tutto davvero bellissimo, poi il risultato non vi ha premiato, però questa squadra può dire la sua. Dobbiamo vincere noi. È stata una partita e ce la siamo giocati tutti e due, due grandi squadre, abbiamo giocato bene fino all'ultimo, poi ha vinto, come si dice, ha vinto chi segnava più gol.
Senti, diciamo che quest'oggi, ecco, ha vinto lo sport in genere, no? Siamo una grande famiglia, abbiamo impostato tutto su dei valori e quei valori poi li stiamo portando avanti grazie a voi. Grazie a te anche, Manu. Noi allora ringraziamo Michele Traini, Mirko Campedelli, ci sentiamo tra pochissimo per il buffet finale e dalle Boca. Allora, siamo qui con il terzo tempo. Prima di andare a cena da Rai Spizza c'è un piccolo buffet per festeggiare tutti insieme questo derby storico. Luca Perini ormai è 20 minuti che mangia in maniera ininterrotta. Siamo tutti insieme. Poi abbiamo un tricolore che sventola, che è quello di De Lucia. Fa la mostra dello sventuglio, dai, muoio. Ecco, la cazzo. Fa la ora. Luca, ma stai anche bevendo oltre che mangiando? Non ci crediamo, però inquadriamo il tavolo, sì, è te, c'hai ragione, quindi sarà te? Abbiamo Somaripa. È Longaia. Il signor Rossi. E noi ci risentiamo tra poco da Rai Spizza per concludere la grande questa storica serata. La parte più bella del derby. La striscia è tutto, mandiamo la linea a Roma. La Cinerò è tutto, Pachi Nespoli. Mandiamo la linea a Roma.